Cenciarelli, questa è una vittoria che potrebbe essere esiziale per questo campionato. Ma diciamo che ancora non è tutto deciso, e mancano 5 partite alla fine e quindi noi pensiamo solo a noi stessi. È chiaro che l'Ascoli sta facendo dei passi falsi, ma noi bisogna guardare appunto in casa nostra e cercare di non mollare fino alla fine, come se fossero 5 finali. A proposito dell'Ascoli, gli avete ripreso la bellezza di 9 punti in un mese esatto, dal 1 marzo al 2 aprile. Sono tantissimi. Cosa è successo? Avete accelerato voi o hanno rallentato loro? Ma credo che sia appunto entrambe le cose. Hanno forse decelerato loro e abbiamo accelerato noi. Quindi diciamo che ora mancano 5 partite, bisogna accelerare ancora di più e non dobbiamo mollare. E quando pensi che questo campionato possa essere deciso definitivamente? Io penso che sia deciso all'ultima giornata. Quindi dai ragione a quello che diceva Di Giuseppe, mettiamo da parte l'ultima, il Teramo ha 2 punti di vantaggio sull'Ascoli. Sì. È così che bisogna ragionare. Certo. E invece le altre partite, se doveste guadagnare per esempio punti nella prossima? È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé. Noi adesso abbiamo 5 punti di vantaggio, sono importanti comunque, ci fanno stare abbastanza sereni, ma non ci fanno mollare perché lo spirito di questa squadra è veramente alto. Molti si chiedono in tribuna che cos'hai al posto dei polmoni, qual è la risposta? Che ne so, io non lo so. Io mi metto a disposizione del mister e do il massimo per raggiungere i miei obiettivi personali e di squadra. L'allenatore del tutto cuoio ha detto che questo Teramo non è la Padula e Donnarumma, ma è un complesso che funziona a meraviglia con degli ingranaggi precisi. Ha ragione lui? Ma è chiaro, noi abbiamo diciamo in la Padula, Donnarumma e Bucchi la punta di diamante. Però senza Cenciarelli e Amadio, senza tutta la squadra, a partire da quelli che vanno in tribuna che soffrono insieme a noi, a quelli che vanno in panchina e quando entrano e tu esci ti danno la pacca sulle spalle, è veramente un grande gruppo e solo così si possono raggiungere i risultati. Senti, hai il trolley del Perugia, cos'è, la valigia per la Serie B? Questo è un vecchio trolley che mi hanno dato a Perugia, appunto quando giocavo a Perugia. Lo porto con me, diciamo è un portafortuna, anche perché so perugino e tifo Perugia.